Calc di XF. Facciamo una premessa. Calc di XF si occupa di associare automaticamente le sequenze di lavorazioni a delle geometrie 2D ed è stata introdotta in ICAM dalla versione 3.3. In pratica, applica delle regole ad un disegno e i risultati sono il programma macchina e i dati utili a preventivare i costi. Inoltre, Calc di XF può lavorare in background con tutte le operazioni eseguite automaticamente, senza intervento di operatori. Le associazioni vengono configurate in IC tramite un'apposita tabella dentro Gestione e lavorazioni automatiche. Tramite questa finestra di dialogo vengono create le regole per associare le sequenze di lavorazioni a delle geometrie create su determinati layer del progetto. Importante è notare come il progetto possa essere creato o direttamente in IC oppure in un qualunque altro software CAD che possa però esportare dei file DXF. In entrambi i casi sarà determinante porre attenzione ad alcune regole fondamentali. Come prima cosa, il progetto, il DXF, deve contenere un layer chiamato Settings, all'interno del quale si devono inserire alcune entità testo specificanti macchina, materiale e spessore del materiale. La sintassi è la seguente: machine uguale nome della macchina, material uguale codice ICAM del materiale, thickness uguale spessore pezzo espresso nell'unità di misura del progetto. Ad esempio, machine uguale master 33.5 glass, material uguale 03167, thickness uguale 19. L'unico dato veramente indispensabile è thickness. Per gli altri, se non specificati, vengono utilizzate le configurazioni correnti, macchina e materiale. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare dei modificatori applicati ai nomi dei layer per forzare il tipo di calcolo. Tramite opportune stringhe inserite direttamente nella nomenclatura dei layers è possibile forzare l'algoritmo del calcolo secondo determinate direttive. Ogni specificatore inizia con il simbolo del dollaro, quindi dollaro $CV forzerà la direzione in direzione oraria, clockwise, dollaro $CCV in direzione antioraria, counterclockwise, dollaro INV inverte la direzione del percorso, dollaro R ed L forza la compensazione a destra o a sinistra del profilo. Esempio, ci sono determinati percorsi per i quali si vuole forzare il verso di lavorazione orario e la compensazione a destra, allora si chiamerà il layer external $CV o $R. Possiamo inoltre forzare punti di interruzione solo per le fresature. Quindi è possibile determinare in anticipo se eventuali fresature debbano essere interrotte in corrispondenza di uno specifico punto del profilo e a tale scopo è sufficiente inserire un'entità punto nelle vicinanze del punto al quale si vuole interrompere la fresatura. Infine, abbiamo la possibilità di inserire automaticamente battute ventose. L'algoritmo quindi prevede la possibilità di trasformare determinate geometrie, rettangoli e cerchi direttamente in supporti di dimensioni corrispondenti. La discriminazione tra battuta e ventosa avviene anche qui tramite associazione layer definita nella solita tabella di configurazione. Si devono creare due layer, underscore suction caps e underscore stops, che vengono associati rispettivamente a ventosa e battute. Ne deriva che le geometrie rettangolo o cerchio presenti su detti layers verranno convertite nei corrispondenti supporti. Bene, fatto questa premessa, possiamo passare alla creazione del nostro DXF, partendo quindi da un rettangolo da 00 2000x800. Facciamo un raccordo automatico di raggio 0.5 e facciamo successivamente le tacche, quindi iniziamo a fare una linea parallela di 300, ok, e facciamo un'altra linea parallela di 40 e un'altra linea parallela di 40 nell'altro verso. Una linea parallela di 70 verso l'alto, facciamo poi due cerchi
di raggio 15 raggio 15 e andiamo a tagliare le parti che non ci servono. E infine uniamo e abbiamo questa polilinea aperta che è la nostra tacca. Possiamo fare uno specchia dal punto medio al punto medio e creiamo a questo punto anche un'altra linea parallela in alto a distanza 80 e facciamo un cerchio dal punto medio di raggio 8. Creiamo poi due punti di interruzione, quindi prendiamo l'entità punto, lo mettiamo nello snap 5, quindi snap punto prossimo, lo mettiamo per esempio qua, mettiamo un altro lo stesso qua. Questi, diciamo, sono i nostri due punti di interruzione che abbiamo definito e che dovremo definire nei layer. Battute ventose, quindi anche qui prenderemo il cerchio, andremo a mettere un cerchio di raggio 80, facciamo uno sposta con copia e ci facciamo le nostre quattro ventose e le copiamo anche verso l'alto, in questo modo. Infine le battute, quindi prendiamo sempre centro, facciamo una battuta di raggio 8, per esempio, e la spostiamo, quindi sposta senza copia, dallo snap quadrante e la mettiamo qui nello snap, per esempio, 5, quindi punto prossimo, una qui. Facciamo uno sposta con copia dallo snap quadrante allo snap punto prossimo e un altro sposta con copia, oppure senza problemi facciamo così con l'F8 attivato, quindi andiamo direttamente a mettere una battuta in questo punto. Perfetto. Creiamo adesso i layer, quindi andiamo su gestione layer, nuovo, primo layer settings, secondo layer lo chiamiamo external, identificherà quindi la profilatura esterna, poi facciamo un layer che la chiamiamo notch per le tacche. E qui gli diamo la condizione $CCV, quindi di andare in senso antiorario, e $L, cioè sulla sinistra. Nuovo, chiamiamo all, mi identificherà quindi il foro della maniglia, infine underscore suction caps per le ventose e underscore stops per le battute. Quindi ho creato questi layer e andiamo adesso ad assegnare ad ogni geometria il layer corrispondente. Partiamo dalla polilinea esterna, quindi questa avrà layer external. Le due tacche avranno layer notch. Il cerchio avrà il layer all. Il punto avrà anche questo layer notch. E anche questo punto avrà il layer notch. Sono i punti di interruzione. Poi abbiamo le ventose, quindi
suction cups, dobbiamo farlo per tutte e 8. Suction caps. Infine le tre battute, quindi andremo a dargli il layer stops. Infine creiamo un testo, quindi andiamo su testo, punto inserimento del testo, scriviamo thickness uguale 10 e assegniamo al testo il layer settings. Quindi abbiamo concluso l'assegnazione ad ogni geometria dei layer corrispondenti. Non farò altro che fare un salva con nome. Lo chiamiamo DOR10 ICP. E poi facciamo esporta. Esporto il DXF, DOR10 DXF, con la spunta su esporta in polilinee. Faccio esporta e ho concluso questa mia prima parte di creazione del file DXF, che come già detto possiamo farla sia in IC sia in qualsiasi altro software CAD che possa esportare un file formato DXF.